Buongiorno Leandro Maggi, lo vedo in diretta, siamo a Portovino, siamo davanti al municipio, più o meno 2 mesi da quando è stata eletta Valeria Mantovan come sindaco. 12 giugno, oggi siamo al 24 di agosto, proviamo a capire, facendo un piccolo sondaggio naturalmente non scientifico, proviamo a capire se gli abitanti di Portovino sono soddisfatti della loro sindaca. Andiamo. 2 mesi di sindaco, come va? Guarda, mi conosco, comunque a me le piace, a me simpatica. Per me andare là dove è brava, perché in ogni momento, di ogni incidente, di ogni cosa che fa bene per il paese, lei è sempre presente, vuol dire che tiene ai cittadini. Allora, 2 mesi di sindaco, come cosa ti sembra? È da pensare quella, 2 mesi di sindaco, cosa mi sembra? Niente. Sì, secondo te è cambiato poco? Momento è cambiato poco, sto aspettando. Vabbè, fiducioso, moderatamente fiducioso. Ah, ho ancora da vederlo, dai, ho ancora da vedere il sindaco, da quando è andato sul sindaco più vista. Quindi è praticamente, siete ancora in luna di miele. Sì, sì, e dopo andrei più avanti a vedere, dai. E tu cosa dici? Ma è di Loreo lui. No, non sta tirando sopra dopo. Sta, te lo vini tutto, da poca te lo vini tutto. L'unico che non mi scappa è lui. Mi scappa anche lui. Non scappa tutti. Lei è contenta? Contentissima. Di Valeria e tutto il suo gruppo, perché sono meravigliosi. Bravissima. Grazie. E poi è una bella donna. Tu sei del Perù? Sì. Abiti qua, lavori qua? Sì, sai che la come si chiama la signora, la sindica? La Valeria Mantovan. È buona. Brava. A te piace? Sì. Ecco qua, come sempre, su tante interviste non tutti volevano apparire. Sembrerebbe che la luna di miele tra Valeria Mantovan, il nuovo sindaco da 2 mesi di Portovino, e la cittadinanza vada alla grandissima. Quindi vediamo, proveremo a monitorare il tutto fra 6 mesi o fra 1 anno. E comunque la partenza è buona. Luna di miele ancora in atto e buon lavoro naturalmente al sindaco Valeria Mantovan.